Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sì, credo di essere in diretta, però non ho ancora capito. Allora, sì, dovrei essere in diretta. Buongiorno a tutti, grazie a Gaetano che mi ha dato la possibilità di fare anche oggi una bellissima diretta su questo bellissimo gruppo. E, oltretutto c'è la possibilità di avere un canale diretto con gli angeli, perché in questo momento siamo collegati tutti con questi numeri speciali, che è il numero 11 111. E, vi voglio leggere velocemente il significato di questi numeri. Allora, il portale della manifestazione istantanea lascia andare la manifestazione umana e dà il benvenuto alla creazione cristica. Portali si aprono e portali si chiudono, e tu sarai tra tutti questi. Creazioni consapevoli con 13 secondi di intervallo tra un pensiero e l'altro. Diventare uno con l'anima in abbondante creazione dei desideri del cuore. Portale aperto con i regni superiori, energie delle stelle sono in arrivo, nascite e incoraggio del nuovo. Ora vi voglio velocemente leggere questa canalizzazione che avevo scritto il 16/02 del 2015. È bellissima e penso che sia proprio adatta in questo momento, eh? Anime mie, io, essere di luce, vengo a voi per aiutarvi a chiarire le vostre incertezze interiori. Vi chiedo di aprire i vostri cuori, lasciate fluire, lasciate espandere da dentro al di fuori le vostre vibrazioni d'amore. Liberatevi dalle paure più profonde e tirate fuori tutto ciò che ristagna lì in fondo al vostro essere. Per liberarvi e far fluire le vostre risorse, ora nascoste da un velo scuro che vi impedisce di vedere chiaro e di sentire. Libertà, chiarezza, trasformazione, lasciate andare, lasciate fluire, ogni dubbio sarà chiarito e sarà lì che avverrà. Niente più inganno dal vostro io, ma pura consapevolezza, pura sapienza. Mani di luce che scaldano il cuore, luce di amore, infinita sapienza. Tutto può, tutto sarà. Anime care, questo è amore. L'amore della purezza semplicemente è luce infinita. Non abbiate timore di ascoltarvi e lasciate che il silenzio vi sussurri le parole d'amore. Quelle parole che cercate sempre al di fuori di voi con un altro essere. Tu, luce infinita, hai dentro di te la sapienza. Ascolta e ascolta con pazienza e amore, e tutto sarà chiaro, tutto sarà amore. Cercate l'amore in ogni dove e non stancatevi di cercare, nulla può darvi di più di esso. Fate che l'amore sia espansione del vostro essere, l'espansione di armonia pura, l'espansione della pace. Amatevi e gioite di quest'amore, e così sia, e così è. Dopo questo posso iniziare questa bellissima diretta che veramente sono emozionatissima perché sento delle vibrazioni veramente forti. E vorrei fare qualcosa di diverso invece di andare a vedere i vostri messaggi e le vostre domande. Vorrei a ognuno di voi, in base a come vi visualizzo, vorrei darvi un messaggio speciale dagli angeli, quello che avete bisogno di sapere in questo momento. E iniziamo. Ecco, qua vedo Kat. Damiani, allora per te Katia, vediamo che cosa. Aspettate un attimo perché se mi arrivano velocemente non posso rispondere a tutti.
Vi chiedo di avere un pochino di pazienza. Adesso rispondo a Katia Damiani. Sono emozionatissima, veramente, perché sento che c'è qualcosa di speciale per tutti voi, un messaggio speciale d'amore. Allora, Katia Damiani, non capisco perché state mandando dei messaggi su Messenger. Io non posso assolutamente rispondere, per favore. Non mandate messaggi su Messenger perché mi cade la linea se tocco il telefono, perché vedo un pallino qui sotto, quindi non posso andare a vedere i commenti. Un attimino. Allora, per Katia Damiani, che cos'è che ha bisogno di sapere in questo momento? Un abbraccio a tutti quelli che mi stanno seguendo in questo momento, che stanno seguendo questa diretta degli angeli. Un abbraccio grande grande. Allora, per Katia Damiani dice: spazza via la paura. L'Arcangelo Michele ti chiede, e l'Arcangelo Raffaele, di liberarti dalle basse energie che sono collegate alla paura. Quindi, la paura anche collegata al tuo ambiente, alla tua situazione in cui ti trovi e alle persone coinvolte. Questo è per Katia Damiani. Adesso andiamo a vedere, qui c'è Giovanni Identici. Allora, per te Giovanni, vediamo che cosa hai bisogno di sapere in questo momento. Qua sono, ho le carte degli angeli custodi, vediamo. Maria Giovanna, dopo tocca a te. Allora, vediamo per Giovanni Identici che cosa ti dicono, un attimino. Allora, per te Giovanni c'è tre di abbondanza, ti dicono che le tue passioni ti condurranno allo scopo divino della tua vita. Fai ciò che ami, abbi fiducia nel tuo talento. Impara tutto ciò che c'è da sapere sui tuoi interessi, frequentando corsi o trovando un maestro o facendo un gruppo con persone sulla tua stessa lunghezza d'onda. Quindi permetti alla tua creatività di spiccare in volo. Questo è per Giovanni. Sento che ti devo dare anche un altro messaggio velocemente. Allora, qua mi dicono che c'è il 2 di abbondanza. Ti dice che anche se in questo momento puoi avere l'impressione che manchi un po' di equilibrio nella tua vita. Perché in questo momento tu svolgi più lavori contemporaneamente, quindi stai anche cercando di apportare dei cambiamenti nella tua vita, nella tua carriera e anche cercare di portare avanti i tuoi sogni. Quindi ti dicono: ascolta il tuo bambino interiore, che è il bambino che ti dà comunque spensieratezza, che ti dà leggerezza, e fai in modo che lavori sia il più gioioso possibile. Quindi fai tutto quello che devi fare in modo gioioso. Ti dice che se tu tieni i tuoi pensieri in positivo, questo atteggiamento in positivo riguardo a tutto quello che vuoi realizzare, ti porterà al successo. Per te, Giovanni, questo. Allora, adesso vediamo Maria Giovanna. Maria Giovanna, cosa ti dicono? Questo è il messaggio per te. Vediamo cosa ti vogliono dire. Abbiamo 2 ore di tempo, quindi penso di riuscire a rispondere a tutti voi. Un po' di pazienza, anche perché non tutti possono guardare questa diretta a quest'ora, magari sono a lavoro. Maria Giovanna, cosa ti dicono gli angeli custodi? Eccolo qui. Allora, per te c'è un guardiano di abbondanza. Ti dice che in tutti i campi della tua vita ci può essere successo e qualsiasi progetto che tu vuoi portare avanti saranno benedetti. Quindi non ci saranno ostacoli. Ti dice che c'è la possibilità anche di avere magari un lavoro, anche se un lavoro che ti può piacere, qualcosa che te ti porta a
a farti star bene. Ti dice accettala senza esitare questa proposta perché può aiutarti proprio a. Non solo qua mi parla addirittura di abbondanza, ma non è solo per quello, è proprio perché ti fa star bene a te. E ti dice questa possibilità te la darà una persona che è una persona di carriera, quindi una persona molto, molto conosciuta. Sì, è una persona che ha con grande integrità e quindi si sì, porta avanti questa opportunità, eh? Va bene. Allora andiamo a vedere. Allora, qua vedo Mara da Rodda. Vediamo Mara invece per te cosa ti vogliono dire. I tuoi angeli custodi, eh? Allora, per te Mara ti dice, anche se tutto sembrava, è come se tu vai a fare un cambiamento diverso nella tua vita, quindi un sentiero diverso, prenderai proprio questo sentiero diverso. È come se tu hai avuto degli ostacoli. Riguardo a questo tuo provare a andare in questo sentiero, però ti dicono che ci sarà una direzione migliore che alla fine ti renderà molto felice, quindi porta avanti questi cambiamenti che saranno necessari per riportarti in carreggiata. Ti dice evita le persone negative che ti prosciugano e portano i drammi indesiderati nella tua vita. Questo è per te, Mara. Andiamo a vedere. Chi c'è subito dopo di Mara? Aiuto. Ho paura di far cadere. Perché non riesco ad andare avanti? Simonetta Passotto. C'è un messaggio anche per te, Simonetta. Allora, vediamo, eh. Speriamo di riuscire anche a vedere le altre persone perché. Devo imparare a capire come si fa senza far cadere la linea, eh? Un po' di pazienza. Simonetta, qua sotto c'è un messaggio per te. Eccolo qui. Allora, 10 di pensiero. La situazione che ti angosciava è conclusa, puoi tirare un sospiro di sollievo. Con i tempi difficili ormai alle spalle, riprenderai il tuo cammino. In questa fase è molto importante lasciare andare il passato. Qualcuno che conosci potrebbe finalmente liberarsi da problemi di dipendenza o codipendenza. Questo è per te. Vediamo. Aiuto. Ania Parapisivo. Psicologa, ah, Ania, pareva psicologa, scusami. Per te, Ania. Che cosa ti vogliono dire gli arcangeli? Perché qua ho le carte degli arcangeli, eh. Sì, allora qua ti dicono sii onesta con te stessa, ascolta il tuo cuore, conoscerai la verità riguardo a questa situazione e sicuro ammettere la verità a se stessi, perché noi ti guideremo e ti sosterremo in ogni cambiamento necessario. Affidati a noi per avere il coraggio e la forza di prenderti cura di te stessa. Concentrati solo sui tuoi desideri autentici e vedrai che si realizzeranno con l'aiuto degli angeli. Questo è per te. Andiamo a vedere di trovare un'altra persona senza far cadere il telefono. Aiuto.
Simona Sanfilippo, va bene, anche per te ci sarà un messaggio importante. Per Simona, dai tuoi angeli custodi. È arrivato. Asso di azione per te, Simona. Questo cherubino annuncia magnifiche notizie e nuove opportunità per la tua creatività, la tua professione o per realizzazione dei tuoi sogni. La carta chiama l'azione e se hai rimandato qualcosa è tempo di agire. È anche il momento adatto per avviare un'impresa. Abbi fiducia nelle tue capacità, Simona. Questo è per te. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Devo provare. Elisabetta De Maio. Elisabetta De Maio. Elisa De. Sì, no, no, Elisabetta, sì. Avevo letto bene. Elisabetta De Maio. Adesso arriva anche un messaggio per te. Vedo che ci sono già 40 persone, perché è un orario un po' particolare, però chi c'è in questo momento sappiate che è proprio qualcosa di molto forte quello che sta arrivando in questo momento. Sono delle bellissime energie portate dagli arcangeli, dagli angeli. Io non riesco a vedermi perché c'è. Vabbè, non so, lasciamola così. Allora, anche per te, Elisabetta, ti dicono che sta per chiudersi un portone e tu ti lasci alle tue spalle il tuo passato, diciamo. E vai avanti vedo che andrai avanti con questa persona maschile che tutto quello che prima ti angosciava comunque sarà concluso e potrai tirare finalmente un sospiro di sollievo, quindi tempi difficili alle spalle e riprenderai questo cammino portandoti indietro il tuo passato, Allora, anche per te ti dicono che ci sarà comunque finalmente liberazione da problemi di dipendenza o codipendenza. Vediamo se c'è qualcun altro da rispondere. Laura Meluso, mi sembra di non averti detto niente per te, quindi vediamo il messaggio per te, Laura. Cosa ti vogliono dire gli arcangeli? Allora, per te gli arcangeli ti dicono che è importante per prima cosa, per poter riuscire ad avere delle belle relazioni con le altre persone, è importante avere prima una bella relazione con se stessi, quindi per poter riequilibrare le relazioni bisogna innanzitutto riequilibrare la relazione con noi stessi, Quindi, allora, quando ti senti amata, le assicuro dentro di te, le altre relazioni si rafforzano e prosperano. Quindi, ti dicono, le tue relazioni principali con te stessa e con Dio. Quindi, con tutti gli altri legami partono da qui. Questo è per te. Andiamo a vedere chi c'è. Allora, carina Gabriella, anche per te vediamo che mi viene da prendere, non so perché, l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele.
Eccola. Allora, ti dicono che tu devi fare la pratica quotidiana delle tue capacità, delle tue nuove capacità, quindi acquisirai sicurezza e fiducia in te stessa, eh? Quindi fai tanta pratica perché ti porterà al successo. Andiamo a vedere chi c'è. Antonella, Primiterra, tocca a te. Gli arcangeli, vediamo cosa ti vogliono dire gli arcangeli. Antonella, Primiterra. Ecco per te. Sei di Ariel, i tuoi bisogni materiali vengono soddisfatti in modo magico e inaspettati. Atti di bontà, dai, ricevi con cuore riconoscente. Questo è per te, Antonella. Andiamo a vedere chi c'è ancora. Odette Bustos, non so se si legge così. Odette, anche per te, vediamo cosa ti dicono gli arcangeli. Non so, mi sistemo un attimino il cuscino che sto per cadere. Sarebbe veramente ridicolo cadere in diretta. Non mi vedete più all'improvviso. Allora, andiamo a vedere. Vedete che cosa ti vogliono dire gli arcangeli? Allora, per te ti consigliano di abbracciare il tuo bambino interiore. C'è la possibilità di avere nuove amicizie o di riaccendere le vecchie amicizie o le vecchie relazioni. E ti dicono di cercare proprio di metterti in contatto col tuo bambino interiore, quindi stare a sentire il tuo bambino interiore. E poi c'è un altro messaggio per te. Ti dice che ci sarà una persona molto importante, maschile, che ti aiuterà ad avere proprio il quadro generale di una situazione e lasciare i dettagli, che dice, agli altri. Quindi esperienza che porta successo, grazie a questo re di Gabriele. Ti dice che tu sei una persona molto, molto sincera e soprattutto ti preoccupi sempre degli altri e questo ti rende una persona molto speciale. Ok, vediamo se c'è qualcun altro. Ops, faccio muovere il telefono. Maria Sciaratta, Maria, tocca a te. Allora, Maria, che cosa ti dicono gli angeli custodi? Arriva, eh? Wow, bellissimo. Per te Maria ti dice che arriverà un messaggio che ti porterà tanta emozione, che sarà qualcosa di molto profondo questo messaggio, eh? Però ti dicono che potresti anche ricevere un invito sociale, quindi vai a questo invito perché ci sarà una persona molto gentile, amorevole, dove tu potrai avere comunque fiducia in questa persona, perché è una persona veramente sincera, eh? Quindi è un'emozione, una bellissima emozione in arrivo con questo invito sociale. E poi ti dicono che tu sei arrivata al traguardo, quindi è arrivato il momento di anche per te di fare qualcosa di molto bello. Ti dice: cerca di farle queste cose con gioia e con orgoglio perché tu farai un bellissimo lavoro. Quindi ti dicono che ci sarà la benedizione e ti arriveranno tante intuizioni spirituali. Presto sarà tempo di rimetterti in cammino, ti dice, ma ora goditi la felicità di vedere realizzati i tuoi sogni. Quindi anche per te bellissime notizie. Andiamo a vedere
Alessandra La Rosa, vediamo cosa ti vogliono dire gli arcangeli per te, Alessandra La Rosa. Bellissima Alessandra, caspita, qua vedo la lanterna di Aladino, vedo che tu strofinerai questa lanterna e potrai esprimere un desiderio, quindi questo sogno diventerà realtà e ci saranno felici momenti nella tua vita. Questo è il 9 di Raffaele, bellissimo. Vedo che c'è anche un cagnolino che ti sta osservando, eh? Quindi fai questo bellissimo questo strofinare questa lanterna di Aladino, perché veramente potrai esprimere un desiderio. Qua dice esprimi un desiderio, ma potrebbero essere anche altri, tanti desideri. Quindi datti da fare, eh? Mi raccomando. Allora, Marco Sorrentino, vedo che ci sei anche te, Marco, che cosa ti vogliono dire gli arcangeli anche per te? Marco Sorrentino, vediamo, sicuramente riesco ad accontentarvi tutti perché qua, anche se scorrono i messaggi, dopo vado anche indietro per vedere se mi è sfuggito qualcuno, eh? Per te Marco Sorrentino, che cosa ti dicono gli arcangeli? Ecco, ci siamo, eh? Allora, anche per te ti dicono di stare a sentire anche il tuo bambino interiore e ti arriveranno comunque la possibilità di conoscere nuove persone, quindi nuovi amici, oppure di riaccendere le vecchie amicizie, vecchie relazioni, eh? Qua mi dicono di lasciare andare il passato perché questa situazione ti farà solamente crescere. Il tempo guarisce tutte le ferite. Questo è per te, Marco, eh? 3 di Michele. Ti dicono di difendere ciò in cui credi, avere più fiducia in te stesso e rivendica il tuo potere personale. Questi sono messaggi per te. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro, perché ecco, andiamo bene. Adesso non riesco ad andare avanti. Come mai? Questi li ho già fatti. Come posso fare per andare avanti? Perché qui è un bel problemino perché non vedo altre persone. Allora facciamo così, visto che non riesco più di così, non riesco ad andare avanti. Ah, ecco, qua c'è Maria Caterina Praticò. Praticò. Andiamo a vedere per Maria Caterina cosa hanno da dirvi, da dirti. Gli arcangeli, Maria Caterina praticò, vediamo, evidentemente avevo mi era sfuggita, quindi non mi facevano andare avanti per questo. Andiamo a vedere il messaggio per te, Maria Caterina praticò. Allora, ce ne sono due. Qua ti consigliano di depurarti e disintossicarti. Con grande amore e rispetto ti chiediamo di depurare il tuo corpo che è prezioso e sensibile. Se ce lo chiedi, ti aiuteremo a gestire lo stress in modo salutare e a lenire qualunque rimpianto per come lo facevi in passato. Quindi affida a noi ogni tuo pensiero, timore e preoccupazione.
e goditi la splendida grazia che si prova ad avere un corpo depurato. Poi ce n'è un altro e ti dice innocenza. Tutti in verità siamo innocenti, perché nessuno può alterare la perfezione dell'operato di Dio. Affida a noi le emozioni che gravano su di te e ti libereremo da quel peso. Affida a noi il senso di colpa, la rabbia o il rimorso che offuscano la visione dell'amore e ritrova la pace nel cuore e godini appieno. Questo è per te, Maria. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Carolina. Vediamo per Carolina cosa ti vogliono dire. Voglio vedere anche la tua foto. Carolina, l'Arcangelo Gabriele, cosa ti vuole dire? Che cosa hai bisogno di sapere in questo momento? Wow, qua una bellissima carta, eh? Prosperità. L'arcangelo Ariete ti dice che i tuoi bisogni materiali vengono soddisfatti mentre segui il tuo intuito e manifesti i tuoi sogni nella realtà. Questo è per te, Carolina. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Laura Angelucci, che mi era sfuggita, ecco perché non potevo andare avanti. Mi erano sfuggite parecchie persone. Andiamo a vedere anche per te con l'Arcangelo Gabriele che cosa hai bisogno di sapere. Laura Angelucci, vediamo il messaggio per te. Anche per te ti dicono che ci sarà da fare tanta pratica per le tue nuove capacità. Quindi più acquisirai questa sicurezza e fiducia in te stesso facendo tanta pratica. Vediamo un altro. Ecco, ti dedicherai alle passioni, soprattutto in questo momento di questa luna piena bellissima. Affidati all'Arcangelo Caniel e affidati, segui la tua rinnovata passione nella vita sentimentale e professionale. Qua ti dicono proprio di portare avanti queste tue passioni. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro che mi è sfuggito. Ah, Katia Damiani, non mi ricordo se sì, mi sembra di Valentina Serra. Vediamo cosa ti vogliono dire a te. Valentina Serra. Valentina Serra, che cosa vogliono dirti, eh? Un attimino. Allora, qua l'angelo Francesca ti chiede: ma tu che cosa desideri in questo momento? E quando hai capito con chiarezza quello che tu stai desiderando, devi praticamente visualizzare il tuo desiderio per fare in modo che diventi realtà. Ti dicono che c'è tanta negatività che ti blocca per la tua evoluzione. Qua vedo un pappagallo che sta zitto, quindi è il caso di portare avanti anche attraverso le parole quello che tu stai desiderando. Quindi essere chiara, chiarissima. Questo è per te, Valentina Serra. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Lorena Capella. Lorena Capella, cosa possiamo prendere? Direi gli arcangeli. Vediamo per Lorena Capella. Ecco,
Allora, qua per Lorena dicono che ci sarà una soluzione. Successo grazie al giusto compromesso, devi avere più autocontrollo e pazienza e ci sarà energia di guarigione e del perdono. Quindi vedo proprio, c'è il numero 14, magari ti può essere d'aiuto. È l'arcangelo Zatichiel che ti dice questo, eh. E poi ce n'è un altro, l'arcangelo Ariel, che ti dice fai ciò che ami, è il momento di grande crescita personale nel lavoro e nell'arte. Lavora con gli altri in modo collaborativo. Questo è per te. Allora, vediamo se ci sarà, se c'è un'altra persona. Sabrina Pacci, vediamo Sabrina, mi sembra di non averti detto niente, quindi cosa possiamo andare a vedere? Anche per te gli arcangeli mi viene da prendere. Sabrina Pacci, è arrivato il tuo momento. Ecco qua. C'è il re di Michele che ti dice adesso è importante che tu sia saggia e obiettiva, mantieni la tua integrità e situazioni che richiedono una comunicazione sincera e aperta. Quindi vedo che comunque devi essere bella, bella tosta in questo momento, eh? Infatti ti dicono che è come se tu ti trovi, come se nella tua vita in questo momento non c'è equilibrio, quindi hai bisogno di capire cosa vuoi fare, però ci sono nuovi progetti per te. Ti dicono devi essere un pochino più gioiosa per quanto riguarda il tuo lavoro, ci cioè deve essere comunque divertimento e soprattutto se ci sono altri lavori in cui tu porterai avanti, eh. Anche per te ti dicono attenta alla luna perché grazie alla luna piena in questo momento potrai avere comunque delle intuizioni molto forti, una guida accurata e affrontare tutte le tue paure perché diventi più forte. Allora, vediamo, prudo il naso perché ho gli occhiali che mi infastidiscono. Allora, liberti Michele. Mi sembra di non aver detto niente a te. Vediamo cosa possiamo prendere. Anche per te, l'arcangelo Gabriele. Vediamo l'arcangelo Gabriele, cosa ti vuole dire. Eccoci. Ti dicono che tu sei una persona amata, soprattutto l'arcangelo Camuel ti sta aiutando nelle relazioni spirituali con la tua anima gemella. Dicono che tu sei una leadership, è il momento di assumere il potere e la leadership e guidare gli altri con amore. Questo è per te. Allora, vediamo se c'è un altro. Allora, Rosa Demola, vediamo cosa ti dicono, eh. Devo togliermi gli occhiali perché muoio. Ah, che prurito. E vabbè. Rosa Demola, vediamo cosa hai bisogno di sapere invece che cosa ti dicono i tuoi angeli, eh. Allora, qua mi dicono che tu hai ancora tanto da apprendere perché c'è una crescita personale per te e gli angeli ti aiuteranno e ti guideranno. Allora, ci sarà un'idea molto bella che ti arriverà dall'alto
E tu devi seguirla quest'idea, perché ti porterà a un cambiamento, un progetto e un cambiamento. Guarda, hai molta protezione, vedo che ci sarà vittoria per i tuoi desideri, quello che tu desideri sarà realizzato. Allora, vediamo perché sento che c'è qualcosa di importante. Dici attenta perché ci sono delle persone che ti stanno attorno e non sono tanto positive, quindi devi stare attenta allontanati magari da queste persone. Ok? L'Arcangelo Michele ti è vicino in questo momento, eh? E poi ti dicono che i tuoi figli in terra, sulla terra, sono accuditi. Sono accuditi e protetti, quindi i tuoi figli che sono sulla terra, in cielo, possono essere accuditi e protetti, non ti devi preoccupare. E ti manda un messaggio proprio dal cielo. Allora, vediamo se c'è qualcun altro. Cecilia Martinello. Allora, Cecilia. Questa tortura degli occhiali la devo superare. Cecilia Martinello, secondo me, bisogna anche di un messaggio dell'Arcangelo Michele. Vediamo Cecilia. Eccolo qui. Ti dicono ci pensa Dio. Questa è la preghiera dell'Arcangelo Michele. Dio, per favore, aiutami a lasciare andare questa situazione. La affido alla tua saggezza divina, al tuo infinito amore, con fede e fiducia, in modo da risolverla e risanare ogni cosa e persona coinvolta. Questo è il messaggio per te, Cecilia. Allora, vediamo se c'è qualcun altro. Kelka Selvaggio. Infatti, non ti avevo visto. E anche per te vediamo l'Arcangelo Gabriele. Che cosa ti vuole comunicare? Ok, abbiamo capito. Ce ne sono due, i messaggi per te dall'Arcangelo Gabriele. Allora, Arcangelo Gabriele ti dice che hai dei messaggi importanti da portare al pubblico, quindi che possono aiutare gli altri questi messaggi. Ti dice ci sono non scendere a compromessi e non mitigare le tue idee. Resta fedele a te stessa, ascolta la tua voce interiore e fidati di lei e seguila. Quindi resta fedele a te stessa, perché le tue idee sono veramente eccezionali. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Gaetano vivo, ma io ti do un messaggio anche per te. caspita, vediamo. Che messaggio ti do, Gaetano, che mi hai dato questa possibilità di fare questa diretta proprio alle 11:011. Lo scopo della vita, mi viene da darti un messaggio riguardo allo scopo della tua vita. Mi vengono i brividi, Gaetano. Vediamo qual è lo scopo della tua vita, Allora, innanzitutto ti dicono che tu, man mano che andrai avanti, la tua sensibilità aumenterà sempre di più. E questa sensibilità ti è stata data come un dono per donare i tuoi doni. Quindi, ti dicono che in questo momento è necessario, hai proprio questo bisogno di realizzare alcuni cambiamenti nella tua vita, eh? E portare avanti lo scopo della tua vita. Quindi
Qua mi parlano di energia guaritrice, che le tue doti naturali di guaritore energetico sono una parte importante dello scopo della tua vita. Eh sì, direi di sì. E ti dicono che tutta l'esperienza che tu hai già nel tuo passato ti stanno rendendo proprio forte e coraggioso. Quindi porterai avanti queste tue capacità. Qua vedo tanti viaggi da fare, ma allo stesso tempo vedo che comunque tramite internet farai comunque è come se tu ti farai conoscere sempre di più, eh? Hai la protezione dell'Arcangelo Michele, sarai protetto e supportato nel cambiamento professionale. Questo è lo scopo della tua vita. Sostenuto, caspita. Sì, non devi avere timore perché c'hai proprio il sostegno di tutti gli arcangeli, degli angeli e non potrai andare avanti tranquillamente perché a volte magari ci sono delle piccole interferenze che ti arrivano dall'esterno, eh. Qua vedo la scuola, che è praticamente come se tu sei insegnante e farai e darai la possibilità a tanti allievi di poter imparare le tue guarigioni. Questo è per te, Gaetano. Ci voleva un messaggino anche per te. Allora, andiamo a vedere Monica Alchira. Monica. Mi viene da prendere anche per te gli arcangeli. Sto scappando dal. Ok. Monica, vediamo per te cosa ti dicono gli arcangeli, eh? Devi credere più in te stessa, ascolta il tuo cuore e fai ciò che ti dà gioia. Ce n'è anche un altro, vediamo. Ti dicono che le cose accadono per una ragione e lascia andare il rimpianto, accetta le occasioni di felicità e cerca il risvolto positivo. Questo te lo dice l'arcangelo Raffaele. Andiamo a vedere qualcun altro. Allora. Monica Alchè, no, l'ho già detto Monica, mi sembra, sì. Allora, Iele, Nia, non so se si pronuncia così, vediamo per te, Iele. Arcangelo Michele per te. Arcangelo Michele. Ti dicono che in questa situazione, l'Arcangelo Michele ti dice: la mia preghiera è questa, in questa situazione è utile pregare. Mi dice che tu dai comunque aiuto attraverso la preghiera. E questa è la preghiera che ti dice: Dio e Arcangelo Michele, chiunque altro tu preghi, come Gesù, chiedo il vostro intervento divino e descrivi la situazione, il vostro aiuto e il benvenuto, e io mi fido delle vostre indicazioni e le seguo con gratitudine e grazia. Ho bisogno di un miracolo e vi chiedo di mandarne uno al più presto per me e per questa situazione. Quindi, per qualsiasi situazione che tu stai pregando, hai comunque vicino a te l'Arcangelo Michele, Gesù e Dio. Quindi, lascia andare le preghiere e fai in modo che questa preghiera possa essere aiuto a te e anche alla situazione in cui ti trovi, o magari proprio una situazione in cui ci troviamo tutti, eh? Mi dicono che di essere gentile, un pochino più gentile con te stessa, eh? Perché è come se tu tratti bene le altre persone con amore, ma te invece sei sempre all'ultimo posto, quindi devi imparare ad essere più gentile con te stessa. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Qui non so, devo andare avanti. Non mi ricordo se Monica.
Al che era ti ho dato una risposta, io voglio dartela, voglio. Ecco, mi viene anche per te usare lo scopo della tua vita. Qual è lo scopo della tua vita? Non so se ti ho dato una risposta. Allora, lo scopo della tua vita anche per te qual è? Allora, innanzitutto ti dicono che tu sei una brava comunicatrice, quindi hai bisogno di tirar fuori quello che tu senti attraverso la comunicazione. C'è un cambiamento di carriera, e ti dice che questo cambiamento ti porterà al successo e la ricchezza che desideri e meriti, quindi c'è un cambiamento importante. E ti dicono tu hai comunque tanta esperienza. E poi tranquillamente, ecco, qua vedo che sei sulla strada giusta, quindi vai avanti, eh. È come se tu hai da scrivere un libro, qualcosa che ti porterà a scrivere. Qua vedo che tu sei una persona molto sensibile, eh? Però in questo momento la tua sensibilità ti porta proprio alla necessità di fare dei cambiamenti. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcun'altra. No, vediamo se riusciamo. Mi ricordo che ho già fatto tutte queste persone. Vediamo, vediamo. Cristina, San Filippo, non mi ricordo se Cristina. No, mi sembra di no. Allora, per te, Cristina, eh? Che cosa ti vuole dire l'Arcangelo Michele? Per te Cristina, San Filippo, che cosa ti vuole dire l'Arcangelo Michele? Allora, rispetto di sé, ti dice Dio agli angeli, grazie per aiutarmi a vedere me stessa come mi vedete voi attraverso gli occhi dell'amore e grazie per onorarmi e rispettarmi. Per favore, guidami a fare lo stesso per me e datemi il coraggio di difendere le mie idee. Chiedo la vostra protezione in tutte le mie relazioni, in modo da essere circondata solo da persone amorevoli e gentili. Vediamo. Allora, qua è come se tu hai dei piccoli fastidi di salute, quindi ti dicono concentrati sulla tua salute perfetta e divina, quindi hai l'aiuto dell'Arcangelo Raffaele. Non ti devi preoccupare di niente. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Se non riesco a trovare più. Niente qua. Ho già detto Marisa, Melissa, Mariani. Ok, Melissa Mariani mi sembra di non averti dato nessun messaggio. Vediamo cosa ti vogliono dire gli angeli. Melissa Mariani, eh. Poi un messaggio per Gabriella, che non mi ricordo più il cognome, perché vedo il suo pallino lì che mi ha mandato un messaggio su Messenger, ma non posso toccare il telefono se no va in tilt. Quindi prima Melissa Mariani, che cosa ti vogliono dire? Allora, l'angelo Serena, che cosa ti dice? Sono l'angelo dell'abbondanza, riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartelo avere. Abbi fede. Allora, adesso invece vediamo per Gabriella. Gabriella, dicono. Alerino, forse Alerino, cognome, sì. Gabriella Lerino.
Caspita, sono volate due carte, proprio volate. Allora, Gabriella, questi sono messaggi, mi sa, particolari per te. Wow! Qua ti dice una nuova eccitante sfida e tutto ciò che serve per farcela riguarda attentamente contratti e documenti. Poi c'è il Cavaliere di Raffaele, ti dice relazioni d'amore impegnate. Senti, manca la terra sotto i piedi, situazioni e argomenti. Ecco, situazioni e argomenti che ti danno il batticuore, quindi collegata proprio a questa sfida, come se tu hai la possibilità di avere proprio qualcosa di molto bello da portare avanti. Queste per te, sono proprio volate queste carte. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Barbie. Allora, Barbie, vediamo per te. Sì, anche per te vediamo gli arcangeli, Barbie. Ronchi. Allora, qua mi dice che tu hai bisogno proprio di cambiare la tua vita. Ti dicono che ci saranno delle rivelazioni improvvise che ti offriranno libertà, che devi smettere di rimandare e cogliere le opportunità che portano al cambiamento, Barbara. Vedo che c'è proprio un piccolo ponte da attraversare. Ma è come se tu sei indecisa, però ti dicono che c'è qualcosa di meglio in serbo per te, quindi attraversa questo ponticello e fai ciò che sai essere giusto. Ci sono delle ricerche spirituali in corso, quindi fai queste ricerche. Allora, andiamo a vedere. Oh, non capisco perché oggi questi occhiali mi infastidiscono. Andiamo avanti, Massimo Picchietta. Ecco, vediamo per te, Massimo. Qual è lo scopo della tua vita, Massimo? Mi viene proprio da prendere le carte dello scopo della tua vita, Che cosa ti vogliono dire gli angeli riguardo a questo? Allora, tu hai la libertà di scegliere e di realizzare quello che vuoi, quindi vai avanti tranquillamente perché sei te Ah, qua c'è la protezione dell'Arcangelo Michele che ti dice che tu puoi comunque avere la sua protezione riguardo a un cambiamento professionale. Hai comunque tanta forza dentro di te. E puoi sperimentare con coraggio e con determinazione questo cambiamento. Però c'è tanta pratica da fare per poter comunque affinare le tue doti. Ci sono i tuoi angeli che ti dicono, invece di preoccuparti, chiedi un aiuto divino. Mi dicono che tu hai delle capacità creative, quindi lo senti proprio, la tua anima sente il desiderio di creare, quindi esprimiti in modo creativo, Come se tu hai anche delle capacità di dipingere, quindi prova un po' a dipingere se non lo fai, se non lo sarai mai fatto, Perché vedo proprio che porti nella realtà queste tue capacità. Allora, andiamo a vedere Angela Cordova. Mi sembra di non averti risposto a te. L'angelo Cordova. Allora, vediamo anche per te gli arcangeli, cosa ti vogliono dire. Sì.
Sì, Angela, sì, sto rispondendo a te. Vedi che è arrivato anche il tuo momento. Secondo me questo comunque è un metodo per riuscire a fare tutte le persone, a dare dei messaggi a tutte le persone che sono in diretta. Ecco per te, Angela, anche per te ci sarà una soluzione. E ti dice: è successo grazie a un giusto compromesso, autocontrollo e pazienza, energia di guarigione del perdono. Vediamo se ce n'è un altro. Dicono che tu sei la regina, quindi sai esattamente cosa fare. Ti dice: hai tanta esperienza e in questo momento è come se tu devi concentrarti di più sulla carriera, piuttosto che sulle relazioni. Quindi porta avanti le tue capacità. Se la suprema sacerdotessa, l'arcangelo Haniel, ti dice che ti arriveranno delle potenti intuizioni psichiche e la riflessione e la meditazione possono darti preziose informazioni e sei in pace. Aspetta quanti bei messaggini che arrivano, eh? E a me che me li dai i messaggini? Va bene, me li do da sola, ho capito. Allora, chicca la migliore. Un messaggio per me, Paoletta. Se mi chiami Paoletta non ti dico niente. Io sono Paola. Paoletta era piccolina. E per te, vediamo, chicca la migliore, che cosa ha bisogno di sapere. Anche per te c'è l'angelo Serena, ti dice: sono l'angelo dell'abbondanza, riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà di a decidere come fartelo avere. Abbi fede. Poi sono scappate altre tre carte, altre due carte. Allora, ti dicono che è importante che tu stai un pochino da sola, soprattutto a contatto con l'energia del mare. Perché è come se tu hai bisogno di fare chiarezza riguardo ai tuoi desideri e sulle tue intenzioni. Qua in questo momento ti senti un attimino come se non sei tanto positiva, eh? Quindi ti dicono: cerca di farti aiutare dagli angeli proprio per avere una prospettiva un pochino più positiva riguardo la tua vita, eh? Ci sono tante, tante cose ancora da fare, come se tu hai ancora da prendere, come se hai una crescita personale. Però stai tranquilla perché c'hai gli angeli che ti guidano in questo momento. Oh, l'arcangelo Gabriele che ti dice che hai una missione importante in questa vita. Devi smetterla di essere, negativa. Qua mi è arrivato un messaggio per te da un tuo caro estinto. L'angelo sogna che cosa ti dice riguardo a questo tuo una persona che non c'è più, eh? Porto il messaggio di tuo caro estinto. Sono felice, sono in pace, ti amo tanto, ti prego di non preoccuparti per me. Mi viene da dirti anche questo, che tu pensi questa persona in modo come se ti manca tantissimo e quindi ha voluto darti questo messaggio proprio per farti capire che sta bene. Chicca la migliore, eh? Non chiamarmi Paoletta. Allora andiamo a vedere Daniela Cannas. Mi hai saltato? No, no, non piangere, vedi che sono arrivata anche vicino a te. Allora, Daniela Cannas, vediamo cosa ti vogliono dire gli angeli custodi. Non piangete, c'è ancora un'ora di tempo, guarda, sono bravissima oggi, eh. Vediamo, Daniela Cannas, cosa ti dicono gli angeli, eh.
Allora, organizzazione. Dice che tu sei concentrata su più progetti, ma otterrai risultati migliori se aggiungi un po' di organizzazione e disciplina al tuo modo di agire. La chiave del successo sta nel permettere alla creatività di farsi guidare dolcemente dalla logica. Quindi preparati a chiedere aiuto a chi ha una mente molto razionale o cerca un mentore, quindi una persona che qua vedo un uomo che ti aiuterà ad organizzarti. Mi viene da darti anche un'altra, vediamo, un altro messaggino qua. Allora, guardiano d'emozione, ti dice questa situazione richiede maturità emotiva e fiducia totale. Chi ti circonda nutre esclusivamente le migliori intenzioni, quindi puoi fidarti dei consigli che ricevi. Le difficoltà si risolveranno, la carta indica anche una persona generosa, altruista e raffinata, sulla quale puoi sempre contare. In alternativa potrebbe riferirsi al fatto che tu stessa possiedi queste caratteristiche. Daniela, vedi che ci siamo arrivati. Vediamo Barbara Vilardi, che cosa ti vogliono dire? Anche per te, Barbara, mi viene da prendere le carte dello scopo della vita. Vediamo. Qualcuno è scappato perché è l'ora di pranzo, eh? Eh no, non vale. Va bene, tanto. Allora, Barbara Vilardi, anche per te c'è un messaggio riguardo allo scopo della tua vita. Ah, ecco, mi dicono che tu hai queste capacità di costruire, hai proprio bisogno di costruire, e quindi creare, costruire, perché tu ti senti così realizzata, eh? C'è un cambio di carriera per te, e ti dice se non stai già facendo questo cambio di carriera, che ti porterà comunque a successo e alla ricchezza che desideri e meriti per te, Barbara. Questo bellissimo messaggio e vediamo se c'è qualcun altro. Non devo mettere le mani. Massimo Rossi, un messaggio per te, Massimo. E vediamo, sì, mi viene anche per te prendere lo scopo della tua vita, eh. Eccolo qua, mi dicono che tu devi stare tranquillo perché hai la protezione dell'Arcangelo Michele riguardo a un cambiamento professionale. Qua vedo che c'è anche la musica, come se tu hai molte capacità riguardo, oppure magari le vibrazioni della musica, le note musicali possono aiutarti a farti star bene, come se tu hai anche il desiderio di riunire la famiglia, qualcosa del genere. Massimo Rossi, vediamo se c'è Roberta Smizzi. Ah, anche te vuoi uno scopo della vita, va bene. Robertina Smizzi, anche per te lo scopo della vita. Però suggerisce, non va bene. Sono gli angeli che devono farti avere il messaggio di cui hai bisogno in questo momento. Però vabbè, facciamo un'eccezione. Qual è lo scopo della tua vita, Robertina Smizzi? Allora, qua vedo tanti libri,
vedo che gli interessi per i libri ti portano comunque a raggiungere lo scopo della tua vita, quindi le informazioni che qua vedo la scuola, come se tu devi riprendere a studiare oppure se sei te comunque che insegni. E qua vedo che ci sono dei fiori, potrebbero essere anche i fiori di Bach, come se tu hai, caspita, c'è un cambiamento di carriera anche per te, che ti porterà successo alla ricchezza che desideri. E la tua anima ti dicono che ha bisogno di esprimersi in modo creativo, quindi porta avanti la tua creatività, Questo è per te, Robertina. Andiamo a vedere se, ecco, ogni volta passo con la mano davanti allo schermo. Daniela Ceri, per il lavoro. E no, Daniela, dobbiamo vedere, sono gli angeli che ti danno un messaggio qua, Daniela Ceri, vediamo, ti dice l'arcangelo Gabriele. Sono loro che decidono cosa farvi avere in questa diretta, perché così riesco a far contenti tutti quanti. E ognuno di voi avrà un messaggio che ha bisogno di sapere in questo momento. Allora, Daniela Cirin. Allora, il tuo lavoro creativo è più brillante quando rifletti i sentimenti più veri, i pensieri più profondi. Devi esprimere la tua verità interiore. Ce n'è un'altra. Insegnare e imparare, l'Arcangelo Zadkiel dice: tieni aperta la mente, impara nuove idee e puoi insegnarle agli altri. Qua c'è anche un messaggio riguardo alle relazioni, qua ti dice che gli angeli ti stanno aiutando ad aprire il tuo cuore e a tutte le persone coinvolte. Quindi i conflitti che ci sono si risolveranno, si elimineranno. Andiamo a vedere. Ah, che prurito al naso! Tortura giapponese. Ora andiamo avanti. Nicoletta Oliva. Sì, non piangere, stai tranquilla, c'è anche per te. Nicoletta Oliva. Vediamo cosa ti dicono gli angeli. C'è ancora tempo, non preoccupatevi. Riesco, secondo me, riesco a darvi un consiglio a tutti voi. Tanto a quest'ora molti sono andati a pranzo, quindi vedo che ci sono 38 persone più. È volata la carta anche per te, è incredibile, a volte. E allora, per te Nicoletta ti dicono che lo yoga, l'esercizio fisico sono essenziali per il benessere, la pace della mente e la crescita spirituale in questo momento. E ti dicono che tu sei giunta alla fine di un ciclo della tua vita e hai bisogno di invocare gli angeli perché ti consolino e ti aiutino a compiere il passo successivo. Quindi la felicità ti attende, Nicoletta. Sì, ti dice, sei pronta per questa nuova avventura, però mi raccomando, devi essere positiva perché ci sarà un esito felice per te. Allora, andiamo a vedere. Anna Sanguinetti, vediamo per te, Anna, cosa ti vogliono dire. Anche per te, ho bisogno di farti avere un messaggio dello scopo della tua vita, Anna Sanguinetti.
Allora, luce e amore. Il tuo scopo consiste nel portare luce di guarigione divina e amore nel mondo. Anna Sanguinetti, Luce e amore. Te la rileggo perché. Il tuo scopo consiste nel portare luce di guarigione divina e amore nel mondo. Questo è per te, Anna. Ti dice che tu sei una persona molto creativa. E la tua anima desidera ardentemente esprimersi in modo creativo. E mi dicono anche che se dipingi puoi portare la tua creatività con i colori. Qua mi dicono che sei sulla strada giusta, quindi continua a fare ciò che stai facendo perché funziona. Bellissimo, Anna. Sono contenta che sono riuscita a darti un messaggio anche per te, perché sei una persona speciale. E vediamo Nicoletta Spisso, sì. Che cosa ti vogliono dire? Mi viene da prendere gli arcangeli per te, Nicoletta. Ok, la guida divina, per te c'è l'arcangelo Sandalpon che ti dice ricerca di senso della vita e considera un approccio alternativo, circondati di maestri o amici saggi. Vediamo se c'è un altro. Ti senti un pochino come Cenerentola, come se sei incompresa, come se fai tutto te praticamente, gli altri approfittano della tua bontà, no? Ti dicono fatti aiutare ad alleggerire il tuo fardello. Hai bisogno proprio di persone che possano aiutarti nel tuo lavoro, Ti dicono sei sempre lì a sforzarti di compiacere agli altri, ma non va bene. Devi essere un pochino più, avere più rispetto per te stessa, Arcangelo Michele ti dice, qua c'è l'asso di Michele addirittura, nuova idea meravigliosa, non lasciare che gli ostacoli sulla strada ti impediscano di progredire e risolvi i problemi di comunicazione con gli altri. L'Arcangelo Michele dice questo. Andiamo avanti. Barbara Vilardi, ma mi sembra di averti già risposto. Ombretta Balloni, no? Gabriele non ha messaggi per me. Ah, eccoli. Va bene, vediamo cosa ti dice l'Arcangelo Gabriele. Ombretta Balloni. Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto ti dicono che tu, quando ti prendi cura di un bambino o accudisci anche il tuo bambino interiore, entrambe le attività sono importanti per te in questo momento. Coccole e cure, ti dice l'Arcangelo Gabriele. Qua c'è la comprensione spirituale, l'Arcangelo Raziel che ti sta comunicando informazioni e simboli esoterici per aiutarti a comprendere la verità spirituale. Quindi attenta a questi simboli, potrebbero essere simboli di Reiki. E l'Arcangelo Raffaele ti dice che è importante che tu ti concentri anche sul respiro, quindi respirare bene e lentamente per risvegliare la tua energia e lasciare andare i vecchi schermi. I vecchi schermi, andiamo a vedere se c'è un'altra persona. Angela Cordova mi sembra di averti già risposto. Barbara Vilardi anche. Lorena, casa sola. No, no, adesso non ti salto perché ti ho vista. Lorena, tocca a te. E vediamo cosa ti arriva. Questi.
Per te Lorena, non vi preoccupate che intanto c'è ancora tempo, quindi se vi ho saltato poi vado a vedere di nuovo indietro. Prima o poi vi becco, eh. Ok, ecco, per te ti dicono. È il momento di accantonare il lavoro per un po', non preoccuparti perché vegliamo sulle tue responsabilità finché tu riesca a portare a termine i tuoi progetti. Il gioco, la spensieratezza e il sorriso eleveranno la tua energia, così tornerai al lavoro con una prospettiva rinnovata e un'energia più elevata. Qua mi parlano di lavoro energetico che è proprio, sei circondata da questa energia e il corpo, il tuo corpo, il campo energetico che hai intorno a te ti dice può innalzarsi quando metti cura all'amore. Però ti dicono che anche nelle tue mani, nel tuo cuore sono stati attivati per trasmettere energia di guarigione alle persone e ai tuoi clienti. Quindi potresti essere anche una brava guaritrice. Vediamo se c'è qualcun altro. Allora, qua dice sempre. Lorena, se ho anche un messaggio per la figlia Giulia, vediamo, però questi, cioè non va bene fare due domande perché è giusto dare la possibilità a tutti Allora, vediamo per tua figlia che non so neanche quanti anni ha, quindi non so se è una bambina, se è un'adulta, vediamo che cosa ti vogliono dire. Vincenza Cippone dice io, mi fate morire da ridere perché. Allora, vediamo, eh. Però vi state comportando benissimo perché la prima volta che ho fatto la diretta c'era una confusione allucinante. Allora, vediamo per la figlia Giulia. Allora, per tua figlia ti dice che è una persona molto potente e sai come essere potente in modo amorevole affinché sia tu che gli altri possiate trarne beneficio. Qua ci arriva una bellissima idea in questo momento, eh. Quindi avrai l'aiuto dell'angelo Isaia. Che ti porterà a creare questa nuova idea. Ti aiuterà, ti proteggerà nel corso di questi cambiamenti. Proprio cambiamenti, rinascita di vita. Qua non so se quanti anni ha questa tua figlia. Ok? Vicenza Cipone, cosa ti dicono Vincenza? Gli arcangeli. Vediamo, ah sì, infatti ti avevo saltato prima, ero passata a Chicca la migliore, invece c'eri prima te, hai ragione, ma no, non me ne sono accorta, eh. Vincenza, vediamo. Allora, ci saranno dei festeggiamenti, successo economico e quindi prospettive c'è un po' di tutto qua, eh. Vedo comunque festeggiamenti che potrebbero essere anche in famiglia, qualcosa di appagante anche in famiglia, però è proprio grande festeggiamenti, eh. Qua vedo che c'è l'amore e la felicità riempiono la tua vita, hai relazioni armoniose con la tua famiglia e vi sarò sempre felici e contenti, dice l'Arcangelo Raffaele.
Allora, forse grazie attraverso la bontà, sicurezza di sé e perdono. L'arcangelo Ariete ti dice questo, eh? Trova la grinta, la forza, il coraggio. Andiamo a vedere. Tiziana Totti, Paola non mi hai letto, c'è un pensiero per me. Vedi che sono arrivata anche per te. Allora, Tiziana Totti, vediamo cosa ti dice l'arcangelo Gabriele. Ok, allora, la Vergine Maria ti dice che tu hai il tuo scopo in questa vita è educare, guidare e aiutare i più giovani, è uno dei scopi più importanti della tua vita. Quindi è proprio un messaggio della Vergine Maria, eh? Ti dice anche riprenditi il tuo potere perché devi essere più determinata perché Dio ti ha donato questo dono, quindi per manifestare anche la gioia, la felicità nella tua vita. Tiziana Totti, questo è il messaggio per te. È bellissimo, ti è arrivato proprio il messaggio della Madonna, dalla nostra madre. Andiamo a vedere se c'è un'altra persona. Marge Marche, non capisco se il mio messaggio non arriva, vorrei sapere dell'amore, no? Ah, bella, qui oggi sono gli angeli a decidere che messaggi farvi avere. Vediamo, vediamo. Marge Marche, tocca a te adesso, eh? Che cosa ti vogliono dire gli angeli custodi per te? Ci siamo? Allora, sete di emozione, gli angeli ti chiedono di prendere un'importante decisione che stai rimandando. È probabile che tu sappia bene cosa scegliere, ma che stai prendendo tempo per non ferire qualcuno. Chiedi consigli al cielo per poi fare la scelta più armoniosa con la tua vera essenza. Vediamo un'altra. Allora, qua ti dicono che la tua vita sta per subire una rapida accelerazione, quindi eventi che sembravano in sospeso all'improvviso richiedono la tua completa attenzione. E vedi, allora devi cominciare ad agire senza fermarti a riflettere troppo, eh? Controlla i dettagli meglio che puoi. Allora, anche per te mi sembra che ti hanno risposto abbastanza alla tua domanda. Daniela Cannas, abbiamo già detto. Andrea Cassà. Andrea, c'è un messaggio per te. Wow! Allora, Andrea Cassano, una persona veramente meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di avere dei messaggi dalle sue guide veramente speciali. Grazie, Andrea, grazie. Allora, Andrea Cassano, vediamo lo scopo della tua vita. Qual è lo scopo della tua vita, Andrea? Allora, qua mi dicono che è importante che tu, attraverso la scrittura, puoi aiutare le persone a stare bene, puoi ispirare le persone, insegnare e intrattenere. Quindi è come se tu ti arrivano messaggi attraverso la scrittura, puoi fare tutto questo. Andiamo a vedere ancora.
È come se tu aiuti a nutrire le persone dove proprio hanno bisogno, come se nutrizione proprio emotiva, attraverso quello che ti arriva con la scrittura. Qua vedo che ci sono dei viaggi da fare, che ci saranno degli spostamenti, ma anche attraverso internet anche te avrai la possibilità di farti conoscere e di portare avanti qua insistono che devi scrivere un libro, Ti dice un libro, c'è questo libro che vuole manifestarsi, devi trovare il tempo per scriverlo, È importante perché questo libro aiuterà veramente tante persone, Allora, qua mi dicono che tu hai un'energia molto forte anche con gli animali, è come se fosse, qua vedo proprio un leone, un animale molto, molto potente. È come se tu hai questa possibilità di capire gli animali, di comunicare con loro attraverso l'intuito, no? Mi dice che se segui la tua guida interiore, puoi fare in modo che anche gli animali possano far parte del tuo lavoro con lo scopo della tua vita. Ecco, aspetta, qui qua dicono che tu attraverso la parola puoi riuscire a guarire con parole gentili, saggi, consigli, ascolto empatico le persone, quindi questo è lo scopo della tua vita. Qua mi parlano anche di energia di guarigione. Ti dice che tu hai delle doti naturali di guaritore energetico e questo fanno parte dello scopo della tua vita. Ok? Grazie Andrea per tutte le bellissime cose che mi hai rivelato, Un abbraccio grande. Laura Angelini. Allora, adesso anche per te, Laura, vediamo cosa ti vogliono dire. Intanto abbiamo ancora 30 minuti a disposizione, quindi ce n'è ancora di tempo, Non preoccupatevi se vi ho saltato, prima o poi arrivo anche da voi, Laura Angelini, scusate, Laura Angelini, vediamo. Allora, sette di abbondanza per te, ti dicono abbi pazienza, a volte per i sogni ci vuole tempo, quindi respira fiduciosa, il tuo intenso lavoro porterà ad un abbondante raccolto. È un buon momento per prepararti perché gli eventi subiranno una forte accelerazione. Usa questo tempo per riposare e pianificare i tuoi progetti, Quindi, bellissimo. Oh, c'è anche un aiutante di emozione per te. Ti dice che ci può essere la possibilità di scoprirsi innamorati oppure un futuro ti riserva fiori, lettere d'amore, poesie declamate ad alta voce, quindi questa persona ti farà proprio sapere quali sono i suoi sentimenti. Quindi, unione, vedo proprio molte, molte bellissime cose. Qualcosa di romantico, di bello, Allora, anche per te hanno risposto veramente con chiarezza, allora. Ciao Andrea. Allora, vediamo se c'è. Anna Rita Mantovani, infatti, dici niente per me, infatti non mi ricordo di averti risposto. Sto per cadere dalla sedia. Anna Rita Mantovani, vediamo cosa ti dicono gli angeli. Vediamo.
Allora, per te c'è un messaggio particolare, ti dicono che... Aiuto qua. No, Rosa Demola, io ti ho già risposto, non si possono fare domande perché se no mi confondete. Allora, invece non mi ricordo più come si chiama quella persona che stavo rispondendo prima. Anna Rita, sì, scusa, Anna Rita. E poi ti dicono di ascoltare il tuo intuito, Anna Rita, perché attraverso il tuo corpo riceverai dei messaggi dal divino, quindi sono messaggi importanti. Tu sei un potente operatore di luce, Anna Rita. Allora, Adri Zulu. No, non ti ho saltato, ma adesso Adri Zulu tocca a te. Vediamo per te. Qua volano le carte. Hai maestri ascesi che ti stanno guidando, ti stanno proteggendo, ti guidano proprio con amore e con saggezza, e quindi hai proprio quest'abbraccio di maestri ascesi, eh? Ti dicono tu devi imparare ad essere più integra con te stessa e allineare le tue azioni con i tuoi valori, con l'intima consapevolezza di ciò che è giusto per te, quindi fai ciò che è giusto per te. Hai veramente attraverso il chakra della corona, hai questi messaggi importanti, di maestri ascesi, sei proprio in collegamento diretto con i maestri ascesi. Allora, Robertina Smizzi, ti ho già risposto, non mi ricordo, mannaggia. Allora, Sonia Vilardo, mi hai saltato, adesso tocca a te, Sonia. Sì, voglio anche per te prendere le carte della terapia angelica. Anche per te è la stessa cosa che ti dicono: sei un potente operatore di luce, è sicuro per te manifestare il tuo potere spirituale è una grande benedizione ed è al servizio divino. Però mi dicono che molte volte ti arrivano anche dei pensieri non positivi riguardo a, potrebbe riguardare la tua casa, la professione oppure l'economia. Quindi ti dicono stai attenta a quello che ti arriva attraverso i pensieri, cerca di tenerli belli in positivo, perché tutto quello che pensi si può realizzare. Quindi attenta. Allora, Giovanna Ceccarelli, ciao Paola, messaggio per me, grazie. Allora, vediamo per Giovanna cosa posso. Gli arcangeli. Gli arcangeli cosa ti vogliono dire? Giovanna Ceccarelli, eh? Allora, qua l'Arcangelo Gabriele ti dice: tempo di agire, forte passione per una causa, sai vivamente cosa fare. Infatti, poi c'è l'Arcangelo Michele che ti dice: non serve che ti preoccupi, focalizza i pensieri sul risultato che desideri e rimetti in rimpianto il senso di colpa, le preoccupazioni ai tuoi angeli. Guarda, poi c'è un bellissimo festeggiamento con una persona maschile che ti dice che ci sarà proprio come se tu festeggi questo duro lavoro che finalmente ti porta alla libertà di situazioni che prima erano pesanti, eh? Ok, Giovanna, bellissimo anche per te.
Allora, Sonia Vilardo mi dice: mi hai risaltato. Adesso, allora, vediamo cosa ti vogliono dire. Mi spiace, ma non me ne sono accorta. Sì, vediamo. Gli angeli custodi, sono cattiva, ti risalto. Gli angeli custodi, cosa ti vogliono dire? Allora, lascia andare, il passato può sembrare difficile, ma è anche liberatorio. I tuoi angeli ti aiuteranno a farlo. Permettiti di volare ancora più in alto. La fine preannuncia sempre un nuovo inizio. Permetti a questa situazione di condurti a una vita colma di gioia. Trasforma la tua vita cambiando i tuoi pensieri, Sonia. Anche per te c'è un messaggio d'amore, un messaggio che ti porterà emozioni. Potrebbe essere un messaggio da una persona, che ne so, da una persona che tu stai aspettando, ma potrebbe essere anche un invito sociale, ma questo messaggio ti creerà veramente delle forti emozioni. Sì. Ti dicono che questo messaggio è stato inviato da una persona sincera, quindi fidati e vai avanti, cioè porta avanti quello che ti arriverà riguardo questo messaggio. Carmela di Napoli, vabbè, grazie, un bacio, ci sentiamo in privato. Eh no, allora facciamo Carmela di Napoli adesso, Non mi sembra di averti risposto. Cosa mi viene da prendere per te, Carmela di Napoli? Allora, c'è l'angelo della famiglia, l'angelo Serafina, che ti dice: ci sarà un cambiamento, un nuovo arrivo, allieteranno presto la tua famiglia. Quindi qualcosa di bello, che entrerà a far parte nella tua famiglia. Ti dice anche se ci sono magari dei momenti, come se fosse tutto bloccato, qua ti dicono: aspettati soluzioni miracolose, quindi qualcosa di veramente miracoloso, Dice, devi avere solamente tanta pazienza, non preoccuparti. Allora, Daniela Persico, buongiorno, vorrei sapere. Ah, no. Allora, ti dico solo, Daniela, cosa ti vogliono far sapere invece gli arcangeli? Non mettete domande perché questa è una diretta solamente così che gli angeli vi danno dei consigli che voi avete bisogno di sapere in questo momento. Daniela Persico, vediamo. Allora, qua c'è l'arcangelo Ariel che ti dice: i tuoi sogni si avverano, lavorare sodo porta successo, amore per le cose belle della tua vita. Quindi c'è l'arcobaleno, bellissimo, c'è l'unicorno e c'è la ruota della fortuna. Caspita, ci saranno nuovi inizi, fine dei ritardi, un cambiamento di direzione che offre libertà, felicità e libertà. Allora, andiamo a vedere invece. Katia, non mi sembra di averti. A Katia.
Ah, ok. Mi sta aiutando a rispondere alle persone che dicono che sto saltando, ma siete in tanti, eh? Carlotta la Bella. Non mi ricordo se ti ho mandato un messaggio anche per te. Vediamo. Carlotta la Bella. L'Arcangelo Gabriele, anche per te, Carlotta. Eccoci qua. Qua ti consigliano di fare una bella pulizia. È l'Arcangelo Iofel che ti dice riordina il tuo spazio, libera l'energia intorno a te. Quindi potresti cominciare a fare pulizia nel senso buttare le cose che non ti servono proprio, ma potrebbe essere anche una bella pulizia interna. Poi dicono che comunque c'è un professionista che ti aiuterà riguardo al tuo lavoro perché sarà veramente un bravo collaboratore. Quindi affidati a lui. Forse proprio per fare questa pulizia, secondo me hai bisogno proprio di una bella pulizia alla grande. Ti dice che devi essere un pochino più compassionevole nei tuoi confronti. Allora, vediamo se c'è un'altra persona. Maria Grazia Caputo. Vabbè, non ti ho dato nessun messaggio, quindi possiamo fare anche per te. Vediamo cosa ti vogliono. Mi viene da prendere le carte dell'Arcangelo Michele, eh. Maria Grazia per te. Lascia andare la paura adesso, ti dice l'Arcangelo Michele. E la preghiera è questa: Arcangelo Michele, per favore aiutami a sentirmi al sicuro e meritevole della tua guida. E grazie per liberarmi da pensieri o sentimenti tristi, dannosi ed egoistici. Qua ti dice l'Arcangelo Michele che ti vuole aiutare in questa situazione. Quindi per affrontarla al meglio. Quindi devi affidarti all'Arcangelo Michele per avere anche più fede, più avere la pace dentro di te. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Nicoletto Oliva abbiamo già detto. Stupendo, vedi. Allora. Sonia Vilardi, sono stata saltata diverse volte. Forse gli angeli hanno. Non mi ricordo se ti ho. Ma sì, che ti ho. Sì, che ti ho risposto. Nicoletta Spisso, dice grazie. Allora, Rossanna Vuoto, vediamo cosa ti dicono. Sì, Rossanna Vuoto.
Allora, qua mi dicono che tu sei talmente sensibile e che man mano che andrai avanti questa sensibilità aumenterà. E quindi in questo momento hai necessità proprio di fare dei cambiamenti nella tua vita e di cominciare a staccarti, a lasciare andare delle situazioni che non ti piacciono, ma potrebbero essere anche persone che non ti piacciono, eh? Quindi rispetta la tua sensibilità e stai a sentire quello che ti indica. Infatti, qua mi dicono che sei circondata da persone o situazioni che comunque non ti fanno star bene proprio riguardo alla tua sensibilità e questo ti porta a un abbassamento di energia, quindi innalza le tue energie soprattutto evitando situazioni o persone che fanno da vampiri energetici, eh? Mi raccomando, perché la tua sensibilità è veramente, bisogna rispettarla. Rossana, vuoto. Mi viene il dubbio riguardo a. Vabbè, allora vediamo. Andiamo avanti perché non vorrei far cadere. Viviana Rotta. Viviana Rotta, vediamo cosa ti vogliono dire gli angeli. Allora, qua mi parlano di lavoro energetico anche per te. Mi dicono che tu sei circondata comunque da grandi energie e che anche il tuo corpo quindi è un potente campo energetico. Quindi se tu hai bisogno di avere un lavoro energetico su di te, allora, fai in modo che alcune persone ti aiutino in questo. Però, se invece sei tu che hai queste capacità, infatti qua mi parlano anche di mani che danno luce di guarigione. Quindi, ti dicono il tuo cuore sono stati attivati, quindi le tue mani, il tuo cuore sono stati attivati proprio per questo. E le persone possono avere dei vantaggi riguardo a queste tue capacità, eh? Dicono: stai attenta alla legge d'attrazione perché con i pensieri, se tu li tieni allineati in positività, in positivo, praticamente riesci a stare bene. È come se tu a volte ti senti sopraffatta da persone che invece ti vogliono sbranare. Qua mi viene da pensare proprio questo, vedo tanti animali feroci, perché tu ti senti comunque, ti senti dolce, ti senti una persona fragile, quindi stai attenta perché devi comunque portare i tuoi pensieri proprio in positivo, eh. Andiamo a vedere se c'è un'altra persona. Abbiamo ancora 10 minuti, 15, dai. Marge Marche, per favore non mi risaltare. Ma mi sembra di averti risposto, ma che strano. Allora, vediamo, Marge Marche. Gli arcangeli, ok, per te gli arcangeli. Adesso è un bel pasticcio perché non mi ricordo quello. Ne ho fatte talmente tante di. Non mi ricordo più chi ho risposto e chi non ho risposto. Quindi abbiate pazienza, magari se non è questa diretta, ci sarà venerdì un'altra diretta, sempre alla stessa ora, alle 11, e vi risponderò sicuramente. Allora, Marche Marche.
Vediamo, un messaggio per te dai nostri carissimi arcangeli. Eccoci, allora qua c'è una persona molto importante, qua mi parla di un re di Gabriele, quindi è una persona che ti aiuterà proprio a vedere il quadro in generale, no? E ti porterà comunque al successo questa persona, quindi fidati perché è una persona che comunque si dà tanto da fare per aiutare gli altri, eh? E poi vediamo, sì, infatti gli arcangeli ti dicono non preoccuparti, non devi preoccuparti, devi focalizzare i tuoi pensieri sul risultato che desideri. Quindi niente rimpianti, niente sensi di colpa. E poi se hai delle preoccupazioni ci sono gli angeli, soprattutto l'arcangelo Michele che li porta via, li distrugge con la sua spada di luce. Allora, Anna Rita Mantovani, non lo so se ti ho saltato perché qua mi dici che ti ho saltato. E io ti do un altro messaggio, se te l'ho già dato, magari hai bisogno di più messaggi. E vediamo cosa. Ok, andiamo a prendere queste, le terapie degli angeli. Anna Rita Mantovani, che cosa hai bisogno di sapere? Mi spiace se ti ho saltato, ma come vedi, evidentemente avevi bisogno di essere ascoltato con più attenzione. Qua vedo una carta che vola. Mi dicono che tu in questo momento, a parte il fatto che tu sei una persona molto sensibile, però in questo momento ti senti un pochino amareggiata, no? Come se tutto quello che sta arrivando dall'esterno ti sta colpendo e quindi ti dicono ricordati che comunque questa tua sensibilità ti è stata data come un dono, quindi la devi imparare a utilizzarla e quando ti arrivano questi momenti così di sconforto, devi cercare proprio di eliminare questa sensazione facendoti aiutare, soprattutto dall'Arcangelo Raffaele. E tu comunque hai anche la possibilità di sentire attraverso il sentire. Ti stanno arrivando molti messaggi, ma questi messaggi a volte non ti fanno star bene, quindi cerca di stare attenta a non dare troppa importanza ad alcune notizie sicuramente che ti bloccano, ti bloccano e ti lasciano un attimino perpressa. Qua mi dice una cosa che puoi fare, scrivere i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, quello che ti arriva, proprio per aiutarti a liberarti da queste sensazioni non piacevoli. Quindi metti per iscritto, fai delle domande perché tutto quello che scrivi è come se tu ti liberi da tutto quello che ti angoscia. E quindi puoi fare questo proprio per aiutarti. Stai attenta anche al tuo intuito, che tu sei molto intuitiva. Ti arrivano messaggi anche attraverso il tuo corpo, Elena Azzolini mi dice: aspetto tranquillo un messaggio. Allora, ne facciamo un'altra, poi basta. Elena, per te, Elena, vediamo questa. Allora, Elena Azzolini, che cosa vogliono dirti?
L'angelo Serena ti dice: se tu sei preoccupata per una questione economica, ti dicono stai tranquilla perché c'è l'angelo dell'abbondanza, quindi riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartelo avere. Devi avere fede. Mi dicono che tu sei anche un operatore di luce, che Dio ha bisogno di te, che risplendi di luce e di amore divini. Perché tu sei un angelo terreno che sei stata mandata su questa terra, come angelo terreno. Quindi, Elena, questo è un messaggio molto bello per te. Allora, Ida di Noia dice: io saltata. Ma quante ne ho saltate? Ma no, ma perché siete in tante, quindi a volte magari mi viene, cioè non mi ricordo chi è andata avanti, chi. Però allora faccio per Ida, poi mi sa che devo chiudere perché il mio tempo a disposizione è finito. Allora Ida, tocca a te adesso, hai ragione. Eccoci, eccoci per te. Allora, i tuoi bisogni materiali, ti dice l'arcangelo Ariel, verranno soddisfatti in modo magici e inaspettati attraverso atti di bontà. Quindi dai, ricevi con cuore riconoscente. Quindi se ti arrivano questi belli atti di bontà da qualcuno. Mi raccomando, ricordati anche di dare, perché quando si riceve bisogna anche dare. E c'è la ruota della fortuna anche per te, ci saranno nuovi inizi, fine dei ritardi, un cambiamento di direzione che offre felicità. Quindi anche per te qualcosa di bello. Adesso va bene, faccio ancora un'altra. Poi basta perché il mio tempo è terminato. Allora, Vicenza Cipone mi dice, forse ti ho saltata anche a te, adesso Vicenza, non mi ricordo se te, vabbè, non importa, vediamo cosa ti arriva Vicenza, una carta anche per te ti dice che ti fai troppo coinvolgere da quello che ti arriva dall'esterno, anche perché tu sei molto sensibile. E quindi devi stare attenta a non ricevere troppe notizie che non sono positive. Quindi persone che ti assorbono la tua energia, proprio i vampiri energetici. Stai lontano da situazioni, da ambienti dove tu praticamente vieni risucchiata dalla tua energia. Quindi cerca di stare attenta perché devi rispettare la tua sensibilità, Anche per te ci sono dei messaggi attraverso il chakra della corona, quindi delle intuizioni, delle idee. Sono messaggi importanti che ti arrivano proprio dalle tue guide. E sono messaggi che tu hai chiesto in preghiera, come se tu hai avuto bisogno di chiedere questo. Quindi ascolta questi messaggi che ti arriveranno, ok? Con questo termino qui, vi ricordo che praticamente ci sarà un'altra diretta venerdì alle 11 e vediamo come gli angeli mi chiederanno di impostarla questa diretta. Questa è stata una bellissima diretta perché mi sembra di essere riuscita a rispondere a tante persone. Quindi vi ringrazio tutti gli amministratori, ringrazio Gaetano Vivo. E Andrea Cassano, ringrazio Katia, ringrazio Sissi, vabbè, tutti gli amministratori che mi danno la possibilità di essere con voi in questo momento. Quindi un abbraccio grande, grande e soprattutto grazie agli angeli e agli arcangeli
che veramente vi ricordo di invocarli perché vi aiuteranno in qualsiasi situazione. Mi raccomando, invocateli. Un abbraccio grande grande e un bacino a tutti voi.